E siamo di nuovo in diretta con Giovanni Scotti, il nostro formatore. Parleremo di impianto elettrico. L'impianto elettrico, sia a livello residenziale, sia a livello commerciale, industriale, è una delle fonti maggiori di rischio. Quindi avere una buona conoscenza delle norme è sicuramente un buon modo per valutare il grado di sicurezza della casa, del luogo di lavoro, dell'esercizio commerciale e quindi di tutelarlo. Domanda, ma tutti sanno quali sono queste norme? Insomma, non è così scontato. Per fortuna, al mondo esiste l'ingegnere progettista di impianti elettrici e fotovoltaici, nonché nostro formatore docente di Ethos Academy, Giovanni Scotti, che oggi ci parlerà dell'importanza della CEI 64.8 per gli installatori degli impianti di sicurezza. Buonasera a tutti. Allora, norma CEI 64.8. Oggi parliamo dell'importanza della norma CEI 64.8 per gli installatori della sicurezza. Chiaro che ci sono delle normative che seguite voi in ambito, diciamo, della sicurezza. Parliamo di se nel mondo della security, non della, anche della safety, però diciamo, siamo concentrati soprattutto su quello della security, dove c'è un legame con la norma CEI che regolamenta la progettazione e l'installazione di impianti elettrici, la più importante, che poi viene diciamo, considerata ai fini della certificazione dell'impianto elettrico, ai fini diciamo, della regola d'arte della realizzazione dell'impianto elettrico. È chiaro che diciamo, farò un'introduzione relativamente a quella che è la dichiarazione di conformità, quindi il legame della CE 64.8 alla 3708, per capire perché è così importante per l'installatore della sicurezza, per l'installatore della sicurezza avere una conoscenza di base della norma CE 64.8. Ecco, già da questa slide possiamo capire che se noi installiamo un impianto di allarme, un impianto di controllo accessi, un impianto di elevazione fumi in un sistema elettrico esistente, vuol dire che stiamo ampliando il nostro impianto elettrico. Vorrei, diciamo, aprire e chiudere una parentesi anche in funzione, diciamo, delle domande che sono state fatte nella prima parte della giornata. Mi sono state rivolte nella prima parte della giornata dove mi si chiedeva se in un'unica dichiarazione di conformità è possibile inglobare sia la parte elettrica che c'è cioè la CE 64.8 che la norma CE 79.3 per l'impianto di allarme. Io dicevo di no, di differenziare. È chiaro che se nel caso in cui l'impianto di allarme viene utilizzato come un utilizzatore, cioè viene collegato alle prese dell'impianto elettrico esistente, non è necessario redigere la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Va comunque richiamata la norma CE 64.8, quella 79.3 in un'unica dichiarazione di conformità. Ma qualora io dovessi realizzare una nuova linea elettrica, a partire dal quadro, da un sottoquadro o dal quadro generale, in quel caso io sto ampliando l'impianto elettrico e quindi sto aggiungendo uno o più circuiti. Allora, il DM 3708, articolo 1,1, ci dice che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dalla ditta esecutrice con degli allegati obbligatori. E a redigerla deve essere il responsabile dell'impresa insieme al responsabile tecnico dell'impresa e deve essere redatta in, diciamo, nel miglior modo possibile, cioè deve essere precisi per evitare di avere dei problemi. Nel senso che nel caso in cui l'impianto elettrico, ecco, c'è un ampliamento, bisogna non assumersi le responsabilità per lavori svolti da altri, cioè bisogna dichiarare soltanto, certificare soltanto il tratto di linea che è stato ovviamente oggetto dell'intervento. Ma attenzione, attenzione perché la norma CEI, cioè la norma del DM 3708 all'articolo 7, recita, e ve lo leggo: in caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Questo che significa? Significa che è vero che io sto certificando il tratto di linea interessato dall'intervento, però devo anche accertarmi che l'impianto elettrico a monte sia a norma, perché nella dichiarazione di conformità relativa alla parte elettrica che andrò a redigere, dovrò richiamare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico precedente, perché io sto aggiungendo un componente elettrico all'interno dell'impianto elettrico e dovrò anche integrare la progettazione. Quindi la dichiarazione di conformità è rilasciata dall'impresa installatrice, ai sensi del 3708. È possibile rilasciare anche la DIRI, vediamo poi i casi in cui diciamo è possibile che un professionista abilitato possa rilasciare una dichiarazione di rispondenza. Allora, la dichiarazione è composta da alcuni allegati obbligatori, allegare, quindi sono che abbiamo visto anche diciamo nelle domande che mi sono state poste a inizio giornata, deve essere presentata non più alla Camera di Commercio, ma deve essere consegnata entro 30 giorni al SUAP del Comune. Tra gli allegati obbligatori c'è il progetto dell'impianto, che viene sostituito a uno schema semplificato, laddove diciamo non si rientra, e dopo lo vediamo, in determinati parametri. La relazione con l'elenco dei materiali, e quindi marchi, quantità e certificati di prova, e la visura camerale della Camera di Commercio dell'impresa, dove si evincono le lettere per poter ampliare l'impianto elettrico, quindi per poter intervenire sull'impianto elettrico, i requisiti tecnico-professionali dell'impresa, che poi vengono ceduti dal responsabile tecnico, come vedremo successivamente. Chi firma la dichiarazione di conformità? La firma il rappresentante legale dell'impresa e il responsabile tecnico. La potrebbe firmare anche il rappresentante legale dell'impresa, qualora lo stesso abbia acquisito i requisiti tecnico-professionali negli anni. Gli allegati obbligatori devono essere firmati e timbrati sempre dal rappresentante legale dell'impresa, mentre il progetto, quello semplificato, va redatto dal responsabile tecnico. Un progetto invece obbligatorio deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali. Nella DICO è importante ovviamente richiamare la norma tecnica applicabile. È importante richiamare per gli impianti elettrici la CE 64.8, ovviamente da non riportare nella dichiarazione di conformità dell'impianto di allarme, laddove è necessario produrre due dichiarazioni di conformità. Perché la dichiarazione di conformità è unica, ripeto, quando diciamo l'impianto è un impianto utilizzatore. Io usufruisco, alimento quel DVR, faccio un esempio, di un impianto di videosorveglianza da prese esistenti, da un impianto elettrico esistente. Quindi per me è come se fosse una sorta di elettrodomestico, per farne un paragone. Grazie, grazie Giovanni. Scusa, era molto interessante, però c'è un fermento di domande che qua non sappiamo più come fare. Allora, partiamo dalla prima perché siamo un po' in ritardo. Allora, se ho un negozio, attenzione, con una potenza di 4,5 kW e superficie 280 metri quadri, è obbligatorio redigere il progetto? Da da da. Sì. Sì, è obbligatorio. È obbligatorio perché, lo dicevamo durante l'intervento, nel corso dell'intervento, superiamo i 200 metri quadrati,
E Sì, quindi 280. anche se abbiamo una potenza inferiore ai 6 kW, il progetto dell'impianto elettrico è obbligatorio. Ok, tutto chiaro. Allora, in un condominio che ha la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, sia per il quadro che alimenta l'ascensore, sia per il quadro che alimenta le utenze condominiali, ma che necessita di adeguamenti all'impianto, posso redigere una DIRI al collaudo in qualità di professionista iscritta all'albo? Te la devo ricapitolare? No, l'ho capito. L'hai capita, Cioè, bravo. posso redigere una DIRI se l'impianto ha necessità di avere un adeguamento? Sì, e il È quadro così? che alimenta le utenze condominiali necessita di adeguamenti. Se necessita di adeguamento, no, la DIRI non la posso redigere Ah. perché è in automatico che nel caso in cui è necessario effettuare degli adeguamenti per la 3708, sarà l'impresa installatrice a fornire la dichiarazione di conformità per la manutenzione straordinaria o per l'ampliamento o la trasformazione dell'impianto elettrico. Quindi la DIRI diverrebbe superflua in tal caso. Bene, allora ho un impianto elettrico che presenta una dispersione in quanto scatta continuamente l'interruttore differenziale generale. Unico nell'impianto in quanto a valle ho tutti interruttori magnetotermici. Ho fatto diversi controlli sulle varie linee, ma non sono risalito alla causa del guasto. Innanzitutto l'impianto non realizzato da me può avere un unico differenziale. Poi nell'impianto è presente anche un UPS. Quindi la domanda è, può avere un unico differenziale? Può avere un unico differenziale. Diciamo che sono la maggior parte degli impianti costituiti da un unico differenziale generale e tanti magnetotermici sotto, a valle. Una situazione del genere non è a norma perché la norma CE 6408 obbliga la selettività orizzontale e la selettività verticale dei differenziali, cioè vuole che su ogni circuito ci sia il suo differenziale. E a cascata da valle verso monte ci siano dei differenziali ovviamente scelti in maniera selettiva. Quindi avere un unico differenziale poi mette anche nella condizione il tecnico che deve fare la diagnosi per capire dove è presente la dispersione, diventa difficoltoso perché Quindi è avendo normale tutti i che lui non la magneti riesca a trovare questa causa del non riesce. guasto. Non la riesce a trovare. Poi, avendo un Allora. UPS, come sentivo, è chiaro che anche nella scelta del differenziale bisogna stare attenti laddove c'è l'UPS, perché nel caso in cui andiamo da un distributore e vogliamo acquistare un interruttore differenziale, la prima cosa che fa il distributore ci dà un interruttore differenziale di tipo AC, che per gli UPS non va bene. Ho capito. Nel caso di UPS vanno scelti differenziali di tipo A o di tipo B a seconda ovviamente del tipo di UPS che sto andando a o ho installato all'interno dell'impianto. Benissimo, è arrivata questa. Il non rispetto dei livelli previsti dal capitolo 37 della CEI 64.8, ovviamente ove previsti, può inficiare la regolarità della DICO? Sì, la Sì. può inficiare perché sì, perché al capitolo 37 della norma CE 64.8 è chiaro che bisogna rispettare il livello dell'impianto. Nel momento in cui l'installatore certifica l'impianto, si sta assumendo tutte le responsabilità dell'impianto che sta certificando. Diventa regola d'arte l'impianto installato se ha rispettato la norma tecnica applicabile che è la 64.8. Perfetto. C'è l'ultima che in realtà secondo me era molto simile a una che ti hanno già fatto, ma siccome comunque le platee sono diverse perché online cambiano, evidentemente il tema è scotta. Qua dice: sono un responsabile tecnico di un'impresa che realizza impianti elettrici e di sicurezza. Se realizzo un impianto di allarme
e quindi anche la linea elettrica che alimenta la centrale di allarme. Va bene se redigo un'unica dichiarazione di conformità? Allora, come ho fatto la premessa inizialmente, la dichiarazione di conformità può essere unica se l'impianto di sicurezza è considerato un utilizzatore, cioè collegato all'impianto elettrico esistente attraverso le prese, le forza motrice esistenti. In quel caso lì io la posso redigere un'unica dichiarazione di conformità all'impianto di allarme, magari richiamando anche la norma 64.8. Ma nel caso in cui io inserisco una nuova linea, un interruttore magnetotermico differenziale, come diciamo è stata fatta tutta la premessa iniziale sulla dichiarazione di conformità, sono nelle condizioni di dover redigere una dichiarazione di conformità per l'impianto elettrico in ampliamento e una dichiarazione di conformità per l'impianto di allarme.